Eccola! Guarda Sera. con che Siamo. Repeat, con che bella candelona ti accolgo. La luce. Sempre, sempre la luce, noi la perseguiamo. Ma non siamo la luce. Noi siamo la luce, sì, mi piace. Siamo. Tu guarda quanti ricci. Piena, piena di ricchezza. Senti, cara Antonella, come stai? Bene, molto bene, devo dire. È stata una bella giornata proficua. Oh, è già, è vero. Tanto noi fra un po' diremo a tutti che cosa stiamo bollendo in pentola. Cosa bolle, bolle, bolle. Esatto. Però per adesso ci teniamo, diciamo, sul vago. E tu risponderai alle domande che i nostri follower ti hanno fatto, va bene? Sono presente. Innanzitutto volevo trattare con te un argomento molto importante, Antonella, che è quello di, in un qualche modo, crederci quando si chiede aiuto ad un avvocato e ci si affida, così come al terapeuta. Ieri ho fatto su YouTube la diretta proprio sulla psicoterapia e quanto è importante. Tanto importante quanto anche l'appoggio di un bravo professionista legale. Quindi, spesso e volentieri, sentire che magari alcune persone che decidono di chiedere aiuto ad un determinato professionista, non che questo debba essere per forza la nostra Antonella Liguori, però in generale. Assolutamente E no. poi no, perché mio cugino mi fa lo sconto e cambiano. No, perché la distanza chilometrica e quello e quell'altro, cioè in fondo è come iniziare un percorso e poi bruscamente cambiare strada. E quindi, secondo me, tranne se appunto non ci sono gravissimi motivi, in realtà è controproducente. Tu che ne pensi? Allora, io spezzo una lancia in mio favore. In che senso? Fintanto che sono io che ho dato l'imprinting al giudizio, quindi l'ho iniziato seguendo quello che sono i miei canoni, le mie valutazioni processuali e di competenza nella materia, mi dispiace tantissimo perché ogni volta è come se perdessi un fidanzato, ne ho persi tanti nella vita, quindi è come se perdessi l'ennesimo fidanzato che ha giurato eterno amore e che mi molla. Però in quel caso là io mi sento senza rimpianti e senza rimorsi, perché ho dato l'imprinting giusto rispetto a quello che io ritenevo fosse giusto avviare. Chi andrà dopo di me seguirà poi quella strada, se mai ci riuscisse, sulla scorta della mia tesi difensiva. Il problema invece nasce quando mollano l'avvocato che ha dato l'imprinting, tra virgolette, sbagliato, non che io dica cosa sia sbagliato fare o meno. Però rispetto alla problematica relativa all'abuso, Certo. ci sta una fatica immane per cercare di rimettere sulla retta via la situazione. Ma in che senso? Non dal punto di vista processuale, perché io mi sento l'avvocato di sto cavolo che non sono, per carità. Nel senso che però conoscendo l'abuso e sapendo di cosa si tratta, è difficile poi rispiegare ancora come rimettere la situazione nella carreggiata per far comprendere al magistrato che non siamo di fronte alla banale conflittualità tra coniugi. Allora là la fatica diventa grande. Invece mi prendo la supponenza di dire che quando l'ho iniziato io, chi verrà dopo di me avrà metà lavoro fatto. Voglio essere stasera superba. Vabbè, ce ne avrai le tue buone ragioni. Senso perché io sono una che si abbraccia alla questione, cioè ci crede veramente, cioè quando una persona viene da me e mi racconta le cose, io do per scontato che sia tutto vero quello che mi venga detto. Dice la nostra Fabi, dice, è quasi impossibile trovare un avvocato che sa cosa sia l'abuso narcisistico, aggiungo. Pienamente ragione, ed ha pienamente ragione perché sono tantissimi i messaggi che arrivano a te, a me su WhatsApp e via mail, dove l'abuso reale che si viene a creare, la vessazione psicologica, quella fisica, viene poi scambiata, vuoi per la bravura della manipolazione, vuoi per la supponenza del narcisista, della narcisista, per una mera battaglia legale subordinata a una conflittualità coniugale, ma non è così.
Quindi bisogna puntare l'accento sulla questione per mettere in evidenza chi abbia subito l'abuso e in che termini l'abbia subito e come si trova poi nella condizione di non avere un potere di reazione perché sempre legata al sentimento della paura che accompagna la preda per tantissimo tempo, fin tanto che non decide di emanciparsi e farsi anche sostenere laddove ce ne fosse la necessità da uno psicoterapeuta che la diretta di ieri sia stata favolosa perché la Grazie. è fondamentale. Sì, è fondamentale perché essere creduti, sentirsi sorretti e da una parte e dall'altra, cioè appunto se trovi gli alleati, i tuoi alleati, cioè il terapeuta e l'avvocato che conoscono quello che stai vivendo, ti credono, ti supportano, aspetta che è un attimo differente dal parlare con persone che non ti capiscono e sminuiscono il tuo dolore. Il problema è sempre quello. Il problema è che la preda ha bisogno di un riconoscimento Certo. è stata disconosciuta tutto il tempo dell'abuso che è durato molte volte per anni, ma successivamente nella presa di coscienza e consapevolezza di aver subito un abuso che ti ha fatto perdere identità perché hai subordinato la tua volontà, il tuo piacere, le tue esigenze a una persona che non esisteva, quindi sei proprio alla mercé di qualcosa che non esisteva. È complicato ritrovarsi. Quindi quando non c'è le risorse, ma delle volte non ce l'hai non perché tu non le abbia, perché non sei nella condizione psicologica e emotiva di poterti ritrovare, è fondamentale un terzo che capisca, comprenda e abbia le competenze rispetto a questa materia, che riconosca il tuo dolore e ti faccia riconoscere nuovamente, perché si perde identità. È inutile che facciamo finta che non sia così, perché la ricostruzione è reale. Soprattutto quando vieni comunque abusata per anni pensando di vivere un grande amore. Certo che è la cosa peggiore proprio che ti possa capitare, una delle cose peggiori che ti possono capitare. Subisci pensando che sia soltanto l'amore, che l'amore sia necessariamente legato al sentimento e alla sofferenza. L'amore sano non è legato, non l'amore sano, l'amore, perché non esiste l'amore malato e l'amore sano. L'amore malato Certo. non esiste, non è una, io lo devo proprio cancellare questa parola. Non esiste l'amore, ma esiste l'amore. Chi ha la fortuna nella vita di poterlo vivere, viva Dio, esiste chi lo abbia vissuto e l'abbia realizzato fisicamente ed emotivamente. Chi non l'ha ancora avuto deve comunque, se ha l'idea romantica dell'amore, pensare che esista e possa accadere. Ma io parlo di amore a 360 gradi, non delle famose farfalle nello stomaco, ma l'idea della fiducia, l'idea di potersi sostenere, della tua alleanza. Non pensando che l'altra parte possa essere la tua metà, perché qua siamo nate intere, non metà. Non abbiamo bisogno di nessuno. Certo. E chi ci accompagna e ci tenga la mano quando ne abbiamo bisogno. Assolutamente. Importantissimo sottolineare questo. Ci stanno tante, tante brave persone, uomini e donne, che non vogliono, che magari hanno già sofferto e non vogliono soffrire più e che non hanno alcuna intenzione di svegliarsi la mattina e far soffrire gli altri. Quindi sono quelle le persone che dobbiamo incontrare. Perciò è fondamentale l'idea di poter interagire con uno psicoterapeuta che comprenda, perché fondamentalmente ti mette la condizione di riconoscerti nuovamente e di non pensare che con chiunque tu abbia un rapporto, che sia di amicizia, familiare, di affetto, di colleganza, sia necessariamente tossico, perché poi si riescono a si accendere le lampadine delle volte anche per errore, rispetto a come si è prevenuti per quello che si è subito. Io ho fatto il primo anno della mia nuova relazione, l'ho fatta così, sempre con gli allarmi che suonavano per la qualsiasi cosa. Per fortuna ho trovato una persona intelligente che li spegneva tranquillamente, ma forse se avessi trovato un altro mi aveva già mandato a quel paese. Ma oltre che intelligente, anche sana. Quindi Certo. raccoglieva questo tuo, secondo me, questo tuo atteggiamento, come anche un po' sbalordito, perché sta facendo le persone sane, noi non siamo Sì, abituati a personaggi sani, quindi la difficoltà è quella. Infatti, fidati. mi diceva proprio: no, no, mi diceva spiegami e io gli spiegavo. E poi lui mi diceva: ah, ho capito da dove vieni in inglese, mo te lo sto traducendo letteralmente, cioè capisco da dove vieni, da dove proviene tutta questa paura. Dice: Però però devi stare tranquilla perché. questa volta invece molte volte chi inizia una nuova relazione
che possa essere di conoscenza e si possa trasformare in qualsivoglia sentimento. Il problema è che non hai neanche delle volte la possibilità di renderti arrendevole a certe situazioni e poter raccontare di te, perché sei sempre stata in una relazione dove raccontare di te, di quello che hai subito e di come l'hai vissuto, ti sei ritorto contro. Certo. Quindi non è facile, è un bellissimo messaggio il tuo, devo dire, come sempre. Grazie. Senti, tu prima hai detto una cosa, Antonella, e qui mi ricollego alla seconda domanda che ti voglio fare oggi, cioè alla seconda parte della nostra diretta. Tu hai detto che bisogna dimostrare al magistrato che c'è una situazione di abuso. E allora qui mi viene da dire. Siccome spesso ci hanno chiesto, potete approfondire con la dottoressa Liguori l'aspetto della CTU, quindi l'aspetto del professionista che accompagna il giudice. Guarda, ho studiato, eh? Ho capito. Sto butta un occhio, faccio finta che non leggo. Allora, consulente tecnico d'ufficio che può, ho letto. Avere varie materie, in questo caso chiaramente quello psicologico, l'ambito psicologico, e quindi va sostanzialmente a dare delle risposte precise al giudice e dettagliate sulla personalità delle persone coinvolte, le capacità genitoriali, eccetera. Quindi è un braccio, un allungamento del giudice che va a fare queste ricerche in ambito psicologico. Quanto è difficile? Innanzitutto conoscono questi CTU, questi consulenti, conoscono la problematica dell'abuso narcisistico e quanto è difficile appunto far capire a un magistrato, vai Antonella, sono stata brava però, con la premessa. Allora, la consulenza tecnica d'ufficio, come tu giustamente dici, è la longa mano del magistrato. Nel che senso? Che nessuno ha tutte le competenze nella vita. Cioè, io una causa al TAR non la farei mai perché farei perdere la causa al mio cliente. Quindi mi ritiro e do il bigliettino di un collega competente del settore. Ci ho detto, il CTU, cioè il consulente tecnico d'ufficio, che è uno psicoterapeuta, uno psicologo, un neuropsichiatra, è chiamato a rispondere su quesiti che pone il magistrato. Il problema non è tanto il quesito che pone il magistrato, nella stragrande maggioranza dei casi, come chi ci ascolta, se mai gli fosse capitato una CTU, è quello di stabilire quali siano le competenze genitoriali, quindi quali sia il giusto collocamento del minore rispetto a questi genitori e quali siano le competenze e le attitudini specifiche del genitore per poter esercitare l'affido condiviso. Qua nasce il dramma. Non è tanto il consulente tecnico che rappresenta l'imparzialità come il magistrato, cioè chiamato a rispondere su quesiti sulla base del principio dell'imparzialità. È fondamentale la consulenza tecnica d'ufficio, e qui ritorniamo sempre all'avvocato e di conseguenza al consulente di parte, il famoso CTU, CTP, consulente Sì. tecnico di parte. Allora, il magistrato è l'avvocato che si occupa di diritto di famiglia, di abusi, di violenze, abusi di genere. Si avvale sempre la stragrande maggioranza dei casi dello stesso consulente, ma per un semplice motivo. Molti sono protesi a pensare che lo si faccia per un ritorno economico, perché ci sta la famosa pastetta. Non è una questione di pastetta, è che se io lavoro in un certo modo, ho la necessità di avere, tra virgolette, al mio fianco una persona, innanzitutto, che parli la mia stessa lingua, che dia credibilità a quanto io sostenga e di conseguenza a quanto sostenga la tesi difensiva in favore del mio assistito. Cioè, se io dico Giulia è vittima di abuso perché sono stati perpetrati in suo danno certi comportamenti che le hanno arrecato questo disagio, il consulente tecnico di parte non deve avere nessun pregiudizio di fronte a questa questione. Anzi, deve, sulla base dei quesiti che sono stati posti al magistrato, considerare quanto sostenuto dall'avvocato e che rappresenta il proprio cliente, quindi in questo caso Giulia, e dare per scontato, come che sia, che io dica la verità e di conseguenza fare in modo che in corso di consulenza, soprattutto quando le cause iniziano male, di fotografare una situazione facendo uscire fuori delle cose che prescindano dalla famosa conflittualità. Perché si è sempre basati a pensare che la 100 euro di differenza del mantenimento, il vedere il bambino un giorno sì o un giorno no, sia legato alla conflittualità. Dietro questi comportamenti e di conseguenza dietro certe reazioni di chi è preda di un abuso
che è successivo anche alla separazione, perché continua nel tempo lo suicidio per finire di distruggere la preda, debba essere creduto. Quindi, più che il CTU, che è una figura fondamentale, che fotografa una situazione che viene poi considerata dal magistrato come una propria indagine istruttoria. Cioè, più come se si delegasse un terzo a fare quello che io non posso fare. E lo stesso fa l'avvocato. Io non posso mettermi a fare le note a una consulenza. Per quanta conoscenza, approfondimento e anche personale io abbia, non sono nella condizione di poter mettere per iscritto quello che voglio dire. Lo posso fare soltanto a voce, perché so di cosa parlo. E il consulente Certo. tecnico di parte è un elemento determinante. Soprattutto ribadisco che è fondamentale in certi giudizi iniziati male, con delle bruttissime ordinanze presidenziali o al tribunale per i minorenni, l'intervento di un consulente tecnico di parte valido, che sia a conoscenza di cosa stiamo parlando, smonta un processo, modifica un processo. Certo. Perché è una figura determinante. Nel momento in cui si arriva davanti al tribunale, allora dover la consulenza, innanzitutto, anche sotto l'aspetto squisitamente psicologico, per chi ha subito l'abuso, è un momento terribile. Ma infatti questo, perché quando mi scrivono le mail con questa tematica qui, mi permetto di dire ci scrivono perché comunque poi ti nominano appunto sempre, proprio l'aspetto, questa signora mi ricordo che mi diceva, cioè cercate anche di far comprendere agli altri quanta pressione psicologica c'è davanti a questi personaggi. È una questione psicologica, innanzitutto perché nella stragrande maggioranza dei casi il narcisista è colui il quale, o colei la quale, ovviamente, ha anche il potere economico. Quindi si avvale dei migliori avvocati, di quelli di grido del proprio territorio, quindi del proprio foro competente, del miglior consulente di parte. L'altra parte è svilita economicamente, dell'impossibilità di pensare di poter sostenere tutto questo. Cade una sorta di seconda dissonanza cognitiva. Certo, come per dire, non ci posso credere che mi sta succedendo questo. Io devo subire una consulenza. Allora, l'avvocato che si occupa dell'abuso deve sostenere la persona con il proprio consulente di parte. Non è soltanto durante l'accesso, che è il momento in cui si arriva e ti senti veramente disperata, braccata o braccato. Bisogna preparare le persone anche con un sostegno psicologico che viene fatto dall'avvocato e viene fatto anche dal consulente. Perché l'avvocato deve diventare l'alter ego del proprio assistito, cioè deve anche rispondere al telefono se sta in preda al panico perché pensa cosa possa accadere domani. Perché a quello serve in questo settore. Qua non stiamo quantificando un danno da risarcimento. Qua stiamo lavorando con delle persone che hanno subito un abuso vero e proprio e hanno bisogno di qualcuno che le sostenga anche emotivamente. Perché arrivare a una consulenza distrutti psicologicamente è grave e si cade poi nell'errore di passare o per la vittima di turno o per l'aggressiva di turno. È vero, perché noi abbiamo avuto un nostro amico, ormai cioè, possiamo dire amico, insomma, l'abbiamo assistito insieme in modi diversi, chiaramente. E, un uomo che comunque viveva una situazione terrificante con una donna narcisista e si commettono poi degli errori quando si sta. Perché la pressione psicologica e anche la paura che non abbandona mai la preda ed è il primo sentimento dal quale emanciparsi. Io continuo a dire sempre la stessa, sarò noiosa, non mi ascolteranno più, non fa niente. Abbandonata la paura rispetto a quella che si è provata per tanti anni, ti rende invincibile perché ci hanno talmente trascinato a fondo. Di che cosa si può avere più paura? Il ricatto economico si subisce quotidianamente, il ricatto dei figli si subisce quotidianamente. Essere arrendevoli e far finta di fare ciò che loro si aspettino da noi non ci mette la condizione di essere poi tutelate, perché se ti vogliono distruggere la mano in testa per affondarti la mettono lo stesso. Quindi si dice basta avere paura e andare avanti per la propria strada. Piuttosto voglio avere 100 euro di meno sul mantenimento, voglio che tu veda il bambino un giorno in più, lo decide un terzo, non lo decidi tu non decidi più della mia vita.
lo decide un terzo. Laddove però decidesse un magistrato, un consulente, abbiamo sempre tutti gli strumenti che la legge ci offre per andare avanti. Dice sì, ma è dispendioso, l'avvocato costa, il consulente costa, quello che sia, ma quanto vale la tua vita? Quanto Certo. vale la vita dei tuoi figli? Qua c'è gente che ancora a distanza di anni da separazione di fatto è subordinata al volere di persone che tendono comunque a metterti la condizione di fare quello che loro vogliono che tu faccia, con il sentimento della paura. La paura va abbandonata. Bisogna delle persone competenti questo lavoro. L'avvocato ti fa il lavoro sporco. Infatti qui una nostra amica scrive: a me fa paura la mia reazione quando ci discuto. Urlo, minaccio, dico parolacce, sembro pazza. Ma è... allora, l'induzione alla rabbia, l'induzione alla disperazione, l'idea di sentirti completamente disarmata di fronte anche all'arte manipolatoria verbale, perché non ci dimentichiamo che il manipolatore, il narcisista, ti rivolta come un calzino quando sei in piena dissonanza, anche perché cominciamo a parlare della frittata e diventa la pasta al forno. Sì, certo. Ah, Infatti, un'altra nostra amica scrive: davanti al giudice non capisco più nulla. Il mio ex marito raccontava bugie e io non ho neanche risposto. Panico totale. però questo è molto, molto sbagliato. Bisogna arrivare in udienza, soprattutto perché le udienze di comparizione delle parti, cioè quella durante le quali la parte per la prima volta può interagire con il magistrato, sono forse due nel corso di un processo. Sicuramente nell'udienza presidenziale e laddove si rendesse necessario durante la fase istruttoria. L'avvocato e il consulente o lo psicoterapeuta nella fase propedeutica, eventualmente alla consulenza, devono preparare la persona anche dal punto di vista emotivo a sostenere un'udienza per non passare per la... Basta una parola e vieni distrutto agli occhi di un magistrato. Certo. Questa è la cosa fondamentale, perché altrimenti reggere il confronto, già il tribunale, per chi non lo vive quotidianamente come me, non è un bel posto, voglio dire. Cioè, l'atmosfera non è che regni un'atmosfera piacevole o comunque congeniale a un essere umano che non mastica di legge. Quindi la condizione è quella di arrivare preparati e anche emotivamente sostenuti, che è la cosa principale, emotivamente sostenuti. Quella è la cosa proprio più importante, non c'è niente da fare. Io avviso le mie clienti, io e i miei clienti, anche quando arriva l'atto notificato. Perché rispetto al contenuto di quanto io scriva, mi rendo perfettamente conto che dall'altro lato c'è una forte reazione. Quindi io mi conto i giorni rispetto alla notifica dell'ufficio giudiziario per avvisare le persone che questa reazione può essere gestita in maniera diversa. Certo. Sembra niente, però lo è invece, è fondamentale. Perché poi sono donne o uomini che scrivono dicendo ho paura di essere denunciata per diffamazione, per stalking, per aggressioni verbali. Perché? Perché l'induzione alla rabbia è tale da arrivare ad avere comportamenti che sono proiettati su come sono loro e loro avrebbero voluto che noi diventassimo. Qui, infatti, sempre la nostra amica ci scrive: domenica mi ha messo le mani addosso. Sono finita al pronto soccorso, ma lui mi ha ripreso mentre urlavo. Credibile, incredibile, capito? Cioè. Ma realmente è così, però Giulia, la cosa principale, ripeto, ribadiamo sempre, a meno che non ci trovassimo di fronte a una situazione necessaria di rapporti che possono essere telefonici, a me sai come mi chiamano in tribunale molti miei colleghi, la badante, dice io faccio da badante ai clienti, io non faccio da badante ai clienti, però se so che la mia assistita non riesce a sostenere anche una conversazione WhatsApp che scivola nella follia, ma cosa mi costa fare una pecca alla collega e passare per la badante? Quando ho fatto per 6, 7, 8 mesi la badante, ho fatto in modo che la mia assistita, l'atteggiamento, ho assistito, l'atteggiamento che ho io nello scrivere lo fa diventare suo, si rende più forte, si sente protetta. Sa che non è Certo. solo, ed è un elemento fondamentale, perché serve anche a cristallizzare dei comportamenti. Si dovrebbero clonare, Antonè. Ma neanche, no, io più che clonare dovrei soltanto considerare l'idea che non vanno abbandonate le persone dal punto di vista emotivo, perché subire un abuso vuol dire subire più volte nella vita l'abbandono.
Quando poi continui nella tua strada e non vieni creduta perché non ti rivolgi alle persone competenti, veramente cadi a picco nella tragedia. Perché Eh certo. continua. Comunque la nostra amica che ci scrive, appunto, non voglio fare il nome perché dice ha ragione, hai ragione, cioè ha ragione, ma non so cosa mi scatta. Quello che io voglio provare a dire è prova con un atteggiamento diverso, prova a trattenerti una volta, ne vedrai subito il beneficio, la seconda volta magari ti riscappa. Però poi ti ricorreggi, la terza volta, la quarta volta, la quinta volta diventa automatico, cioè diventa un nuovo comportamento che assumi, cioè non cadere più nella provocazione. È un allenamento pure che io mi ricordo che comunque bisogna fare, bisogna allenarsi a cambiare pure noi, soprattutto noi, perché tanto questi incambiano, quindi Solo a cambiare noi. Il problema è che certo. quando si hanno ancora reazioni indotte dalla rabbia o anche da una sete giustificata, non di giustizia, bensì di vendetta, e perché ancora Giulia non si è raggiunto la consapevolezza sotto l'aspetto emotivo, sotto quello processuale, sotto quello proprio personale di aver avuto un rapporto con una persona che non esistesse. Quindi Certo. ancora rivendichi una posizione, rivendichi un atteggiamento pensando di interagire con qualcuno che esista. Sì, assolutamente questo. Invece no, noi non dobbiamo pensare più a loro come a quella persona che avevamo idealizzato, ma come effettivamente un nemico. Questi sono nemici. Ma una volta caduta la maschera, una volta acquisita la consapevolezza, molte persone, anche durante la fase processuale che è prodromica di quella, poi che possa essere una consensuale, una giudiziale, ancora sono prese dal panico, mi sta ricattando, mi sta dicendo che farà così. Hanno paura prima loro, perché una volta smascherati diventano indifesi anche loro, perché non fanno più paura a nessuno. Ci facciamo una grande risata. Allora mi prendo i mobili, mi prendo i vestiti, prenditi tutto. Dai, hai tolto tutto, ma che differenza mi fa un mobile o 50 euro in meno? Questi 50 euro che ti prendo alla tasca mi ritorneranno indietro in 500 euro, in termini economici e in termini emotivi. Il sentimento della Certo. vita va abbandonato, soprattutto nelle fasi di separazione, e bisogna fidarsi agli avvocati. L'altro giorno ho fatto una causa bellissima per un mio cliente che è un anno che seguo e viene da una vicenda bruttissima che non ho seguito io, una situazione particolare. Ma mi ha sfiduciato per un anno perché voleva che chissà io cosa dovessi fare. E io dissi: siamo in fase di CTU, facciamo lavorare gli addetti ai lavori e aspettiamo il nostro tempo. Ha avuto le sue soddisfazioni, ma non perché io sia brava, perché ce ne stanno miliardi, milioni di milioni, migliori di me con competenze più specifiche delle mie, ma perché so nel momento in cui mi avvalgo del mio consulente. Nel momento so come mettere nuovamente per la via giusta quella situazione, i tempi che ci vogliono, non si sfornano le pizze. Quindi anche in quel momento Certo. io mi sono presa la sfiducia, ci sta tutta, ci sta tutta. Mi sono messa in silenzio, tanto voglio dire, non è che mi cambia la vita, però bisogna sapere aspettare, perché ripeto sempre, questo per una cosa, sono noiosa fino alla fine, le carte, come dico io, hanno le gambe. Certo. E anche un atteggiamento poi riproposto in maniera diversa in udienza cambia la situazione. Si hanno delle fotografie diverse di determinate situazioni. Le cause non si vincono in udienza, si vincono alla fine. E la Certo, è chiaro. perse c'è il rimedio processuale dell'appello, purché durante la fase istruttoria ognuno abbia fatto il suo dovere. Assolutamente, Antonella cara. Ascolta, abbiamo finito il tempo. Qui ci abbiamo delle domande, sono però domande, diciamo, non di carattere legale, quindi io vi chiedo se volete scrivermele in privato. Alle ragazze che l'hanno chieste, comunque sono poi magari argomenti che posso più che altro approfondire io in diretta, e cioè nelle dirette che faccio su YouTube. Quindi, Antonella, un messaggio proprio conclusivo, come al solito, di questa diretta, di questi due argomenti importanti, quindi affidarsi non solo al terapeuta, anche all'avvocato e appunto la CTU. Come possiamo
come possiamo chiudere la diretta? Bisogna affidarsi e anche, sai che dico io? Io quando scrivo vomito, cioè nel senso butto tutto e poi riorganizzo. Lo stesso si fa quando si è vittima di un abuso. Bisogna vomitare quello che si è subito, perché soltanto vomitandolo, raccontandoselo ad alta voce, relazionandosi con persone che hanno subito il tuo stesso danno, si è nella condizione di rendersi conto innanzitutto che non si è soli, perché non siamo più sole. Già il fatto che ce lo diciamo in faccia, già il fatto che possiamo raccontare quanto subito, già ci rende più forti. E Certo. soprattutto non subire nessun tipo e nessuna forma di ricatto. Perché ricordiamoci che loro, rispetto alla fase iniziale dell'intorpidimento emotivo che ci hanno dato, poi non sono stati nulla. Siamo noi che abbiamo tentato di arrampicarci sugli specchi per vedere quello che loro, dell'immagine che ci hanno fornito, che se vogliamo era la nostra immagine. Decisamente. Era soltanto la nostra immagine. Quindi l'idea di poter accompagnarti con qualcuno che può sembrare il tuo alter ego, ti fa sentire forte e trovare l'anima gemella. L'anima gemella non esiste. Esiste una bella persona alla quale potersi accompagnare. Grazie Antonella, grazie mille. E ci vediamo venerdì prossimo. Tutte le domande che avete per venerdì prossimo per la nostra Antonella, scrivetemele o scrivetele anche a lei in privato, così vi rispondiamo venerdì prossimo. Ciao Giulia, ti voglio bene. Anch'io, come sempre. Ciao Antonella, ciao ciao. Allora ragazzi, adesso andiamo a spegnere la nostra candela. Grazie a tutti voi che avete partecipato. Vi aspetto giovedì prossimo su YouTube. Facciamo una bella diretta. Non so se la diretta la faremo probabilmente sul perdono che dobbiamo a noi stessi, chiaramente. Però vi invito comunque a seguire sia sul gruppo Facebook che sul gruppo, cioè diciamo sulla community di YouTube, il probabile. Come si chiama? Sondaggio che sicuramente farò. Quindi, venerdì poi ci vediamo di nuovo con l'avvocato Liguori. Ringrazio tutti i gruppi WhatsApp. Ricordo che ho aperto anche il gruppo Germania, quindi abbiamo tutte le regioni d'Italia, la Svizzera e la Germania. Se mi seguite da qualche altro paese, non esitate a contattarmi perché avremo pure il WhatsApp di quel paese. Che ho detto così pare brutto, WhatsApp di quel paese, no, del paese dove vivete. Dagli tutta, un bacione grande e buonanotte, ciao, ciao a tutti.